per esempio, a fare direzione lavori per la manutenzione delle briglie e pensava che il suo ruolo fosse unico e insostituibile e, come dire, sufficiente per dare sicurezza ai cittadini, e invece non è così. Ecco, pian piano, anche per me, entrare in questo mondo significa apprezzare sempre di più quelli che sono tutti gli altri aspetti, quelli di cui all'interno del tipo di preparazione, di competenze che ho sviluppato, non erano chiari, non erano neanche presenti proprio. Bene, ci sono domande per l'intervento di Rocco? Sì, io ne avrei una, cioè, anche su quello che deve parlare dopo, ma anche una domanda per... Ti stavo per introdurre, Mi rubo dei minuti. Va bene. Cioè, una è, tu hai presentato degli scenari futuri, no? Hai detto, ma si va in questo quadrante in cui ci sono delle opportunità positive, delle opportunità negative e così via. Ma se invece il futuro fosse un po' frattale, chiamiamolo così, in cui nel senso che, per esempio, in luoghi anche vicini, tutte queste quattro possibilità si mescolano in modo diverso, no? Oppure ci sono la società, magari quando in una città come Trento, in cui ci sono relativamente tanti abitanti, si stratifica secondo elementi che sono contraddittori tra di loro. Allora, due risposte, nel senso, l'istituto di scenari in realtà inizia quando finisce il loro disegno, perché si utilizzano negli anni, dovrebbero essere aggiornati, innanzitutto monitorati che sono a posto. Stiamo andando verso un tipo di scenario, verso dell'altro. E quindi, in un esito completo e rigoroso, andrebbe aggiornato ogni 2 o 3 anni. Sono ancora validi quei quadranti? E in cui si rivaluta, questo è un tipo di approccio che ci risponde a riguardo alla frattalità. Adesso, si chiama scenari strategici perché sono specifici per chi li fa, ovvero non è la pretesa di prevedere, immaginare tutto il possibile da esterno, ma è chi è dentro, è attore di questo sistema. E dunque, in realtà, gli indicatori sono rilevanti per loro e dunque per il sindaco di Bocenago sono rilevanti alcuni fattori che a Borgo magari non sono così rilevanti. Dunque questo permette di avere delle approssimazioni ma di essere più utile. È sempre un trade-off tra qual è la migliore predizione e qual è la cosa più utile e più funzionale a gestire le strategie. E a livello di fatalità, il seguire eventuali biforcazioni fa parte dell'esercizio, nel senso se fra 3 anni lo aggiorniamo e scopriamo che abbiamo due opzioni, una diversa diramazione, ecco lì si va a approfondire su quali sono i fattori di cambiamento. Dunque, ok, Beh, faccio un sì. riassunto, anziché è come dire, più che vedere i punti di dove arriva il nostro cono, è vedere quali sono le cause di quella biforcazione Va e bene. quelle si seguono. Altre domande? Io una cosa, allora, tu per ogni, cioè voi per ogni comunità avete individuato i fattori, diciamo, principali, che erano 5-6, Sì, infatti. però poi avete fatto 4 scenari, diciamo incrociandone sempre due. Vuol dire che per ogni area di studio sono stati individuati quei, i due principali che Ah, i poi. due servono per disegnare il quadrante con quattro scenari, poi ciascuna narrazione in realtà recupera tutte le variabili che abbiamo definito determinate. Tipo nello scenario 1 c'era dove il clima, per esempio, era determinato, dunque si sa, per esempio, a Borgo il clima sta andando verso questa direzione, non è rilevante come asse, ma lo recupero nella descrizione dello scenario 1. Che sono Dunque delle parti. sarà uguale, sarà ripetuto nei quattro scenari. Quando una variabile cosiddetta determinata si ripete, non è che si perde, ritorna. Nella descrizione infatti c'era potete scaricare tutti i materiali in materiale, report. Dunque vedrete, nella narrazione degli scenari, questa narrazione è creata sugli assi di incertezza, ma anche recuperando tutte le altre variabili del processo. Dunque ritornano, insomma. Non si perdono. Dunque, in realtà è una combinazione
qualitativa. Dico qualitativa perché ci sono altri approcci alla presentazione di scenari. Questo è il metodo Shell che è stato usato a livello strategico, insomma, di multinazionali. Poi ci sono altri approcci più quantitativi che vanno sulle combinazioni di tutti gli scenari, dunque vai su 16, 32, eccetera, eccetera. L'approccio combinatorio delle variabili. Però fatto con, diciamo, non tecnici, questo è un approccio più dialogo più produttivo. Scusate. Va bene. E adesso mi fa piacere salutare le persone che sono arrivate solo adesso e volevo invitarle anche a presentarsi, così come abbiamo fatto prima con gli altri, giusto per dire chi siamo, perché siamo qui, proprio nello spirito anche di rappresentare poi settori diversi, segmenti diversi del sapere, come abbiamo visto adesso nella presentazione di Rocco. Non c'è solo l'ingegneria, non c'è solo la fisica, non c'è solo la sociologia, ci siamo tutti, quindi volevo cominciare da te, grazie. Io sono Katia Pedizzari, il sindaco di Valdaone. Benissimo, benvenuta. Poi adesso non mi ricordo più, forse tu. Io sono Gaspari Giovanni, sono geologo. Sì. Dipendente. Ok, grazie. Io sono Marco Pedrizzi, sono libero professionista forestale, interessato appunto ai fenomeni. Certo. Grazie. Della Dio Matteo, custode forestale della magnifica comunità di Fieme, proprietaria del patrimonio boschivo nella Valle di Fieme. Grazie. Luca della Giacoma, custode forestale della magnifica. Ok, grazie. E Alessia Golvaro, e tirocinante presso la magnifica comunità. Benissimo. Poi magari durante la pausa avrete, adesso non chiedo agli altri di presentarsi, perché sennò poi il processo non ha fine. Bene, allora possiamo procedere. Adesso abbiamo due interventi. Lucia, scusami, tu sei scappata. Non va bene perché stavo uscendo. No, ormai. Lucia Simeoni, ricercatrice di geotecnica. Grazie, Lucia, scusami. No. Ti stavi quasi nascondendo. No, va bene. Allora, adesso abbiamo due interventi, diciamo, tecnici, fisico-ingegneristici, quelli dei due organizzatori di questo incontro, che sono appunto i professori Riccardo Livone e Giorgio Rosatti. E volevo ricordare anche, prima di cedere la parola a Riccardo, che queste due giornate che ho descritto saranno poi ripetute anche per altri due anni, quindi questo è previsto dal nostro impegno in Franca. E poi speriamo. Cambiando delle cose. Anche cambiando, certamente. E poi appunto sperando di poter proseguire questo tipo di attività, il che significherà appunto che ci sarà interesse verso questo tipo di approccio alla tematica. Riccardo, non so se si può dire, se tu accetti interventi anche durante... Sì. Solo alla fine. Io sono interattivo. Interattivo, ok, giusto perché lo sappiate. Interattivo.